Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Questa settimana la puntata va in onda da qui, da Via Vanoni, cuore pulsante del Mondiale delle Foglie Morte. Trofeo Vanoni, partiamo da gara donne. Sara McCormack fa il nuovo record della gara, ma a vincere sono Elisa Sortini e Valentina Belotti, nuove campionesse italiane staffetta. Oggi al Trofeo Vanoni veramente è stata una grandissima prova di squadra. Con il vantaggio di Elisa Sortini sono riuscita a gestire una gara che in realtà per me è partita un po' male, perché ero veramente agitata, ci tenevo a far bene, quindi questo mi ha portato a avere una fase di salita con le gambe molto molli e non ero, diciamo, me stessa durante la fase di salita. Infatti ho sperato che arrivasse la discesa per potermi buttare giù, perché non ce la facevo proprio più. È andata oltre ogni previsione, perché oltre al titolo italiano abbiamo portato a casa anche questo trofeo Vanoni, e quindi oggi non si poteva veramente chiedere di più. La mia compagna di squadra Elisa Sortini è partita nella prima frazione, la gara vera, diciamo, perché poi questo è nelle staffette a 2 e a 3, e quindi ha dovuto vedersela con Sara McCormack, che in questo momento è veramente la più forte, per cui è andata come un treno. Fino nella seconda parte della discesa sono rimaste insieme, quindi ha fatto davvero una frazione eccezionale, e questo è stato l'input poi per potermi dare il là e mantenere questo vantaggio nella mia seconda frazione. Al maschile una gara combattutissima, vince la Francia ma si laurea campione italiano per il secondo anno consecutivo il terzetto aerobico della Valle Brembana. Abbiamo intervistato per voi i campioni italiani 2020. Qualcuno diceva che eravamo i favoriti, qualcun altro ovviamente diceva altre squadre, come giusto che sia, e è stato molto difficile riconfermarsi, anche perché tutti e tre, diciamo, non eravamo dei giorni migliori. Personalmente ho sofferto veramente tanto, infatti ho cambiato in ottava posizione, per fortuna non a distacchi abissali ma abbastanza contenuti, e i miei compagni, Alex ha cominciato a recuperare e Francesco ha fatto un gran numero, era l'uomo della Valle Brembana più in forma in questo momento, e ha fatto quello che doveva fare, poteva fare, infatti grazie a lui a questa volta siamo riusciti a conquistare questo titolo, felicissimi. Gira davvero un terno al lotto, perché questa stagione è stata veramente strana per tutti, questa sarà l'ultima gara probabilmente, e diciamo che c'erano molti atleti, fra cui anch'io, in condizioni non proprio ottimali come magari altri anni, e quindi è stata veramente incerta fino all'ultima frazione. Io ho fatto quello che potevo, ho cercato di difendermi per cercare di dare un buon cambio ai miei compagni, e poi Francesco in ultima frazione ha fatto davvero una grande rimonta e ci ha permesso di conquistare questo titolo. E sono davvero contento, perché è il mio primo titolo italiano assoluto in realtà, e quindi ecco, fa davvero piacere averlo conquistato in questa stagione che è stata difficile, con pochissime gare. È una conferma tricolore che mi fa estremamente piacere, soprattutto per la squadra che quest'anno ha sofferto tanto e se lo merita. Oggi ho veramente corso per loro, perché personalmente ho altri obiettivi e anche il mio presidente lo sa, e quindi ho fatto un sacrificio verso me stesso per essere qua, e penso di aver onorato la gara, perché i miei compagni mi hanno dato il cambio in terza posizione per quanto riguarda la classifica delle squadre italiane, e ho provato a crederci fino alla fine, mi sono detto di cercare di fare una buona salita senza andare fuori giri, ma comunque di tenere alto il ritmo e poi di vedere cosa sarebbe successo in discesa. Sono scollinato in testa e ho recuperato il gap che avevo dalle altre squadre. Poi in discesa notoriamente faccio un po' fatica, nella prima parte ho perso qualcosa finché la Valchiese con Marco Filosi mi ha recuperato. Fortunatamente sono riuscito a tenerlo a tiro e l'ho preso in volata negli ultimi 300 metri, regalando così alla mia squadra un altro titolo. Ringrazio i miei due compagni Alex Baldaccini e Nadir Cavagna, e niente, è bello, bello riconfermarsi qui. Anche per questa settimana è davvero tutto, il nostro consiglio non cambia, che siate in allenamento o in gara, continuate a sognare, osare e non mollate mai.